Il servizio di streaming HBO Max ha pubblicato da pochissime ore il documentario Money Electric, The Bitcoin Mystery. L'evento era attesissimo perché la promessa era che il documentario avrebbe rivelato l'identità di Satoshi Nakamoto, l'ideatore di Bitcoin. Ciao, sono Zana di Turbolab.it e stamattina mi sono svegliato prestissimo proprio per guardare il prima possibile il nuovo documentario. Di seguito voglio farti un micro riassunto e fare qualche riflessione in merito. Innanzitutto, dato che non mi piace tirarla per le lunghe, arriviamo al cuore del documentario. Il reveal dell'identità di Satoshi avviene negli ultimi 10 minuti del documentario, nel quale il regista mette alle strette il principale sospettato, quello che secondo lui è il principale sospettato. Si tratta di una figura storica del mondo Bitcoin di nome Peter Todd, un nome appunto che chi segue Bitcoin, soprattutto nella parte tecnica, sicuramente conosce. Todd era un ragazzo ai tempi del lancio di Bitcoin e il suo legame parte dall'iscrizione sul forum Bitcoin Talk del 2010 e alcuni messaggi scambiati pubblicamente con Satoshi Nakamoto e la realizzazione di una funzionalità aggiuntiva chiamata Replace by Fee, ma non è molto importante, realizzata comunque in circostanze un po' particolari o comunque un po' sospette. A dire il vero, le prove del regista sono assolutamente circostanziali. L'autore ha infatti raccolto una serie di, non voglio dire che siano indizi, perché sarebbe un'esagerazione, ma più sospetti e probabili causalità che possono essere sicuramente forzati in un intricato puzzle un po' complottista, se vogliamo, per sostenere un po' qualsiasi tesi. Conclusione a parte, il documentario è davvero ben realizzato ed è estremamente gradevole da guardare. Il regista ha infatti intervistato molte figure di rilievo nel mondo cripto, fra le quali anche Adam Beck, che è il fondatore della società Blockstream, e un'altra figura verso cui il regista lancia qualche sospetto di essere Satoshi anche in modo non troppo velato. È apprezzabile anche il fatto che il regista abbia provato a minare in prima persona Bitcoin acquistando un ASIC, anche se, come era ampiamente prevedibile, non è riuscito a tirar fuori neanche un centesimo, perché comunque c'è moltissima competizione dai miner professionali e quindi era scontato che con un singolo ASIC non sarebbe riuscito a minare nulla. I mercati sembrano aver ignorato completamente il documentario, c'era un po' di paura che questo avrebbe fatto crollare il prezzo, ma era chiaramente infondata, dato che il prezzo di Bitcoin è rimasto grosso modo immutato sia rispetto a ieri sia rispetto alla settimana scorsa. Bene, da Zana di Turbolab.it è tutto, il video è un po' breve ma volevo darti le mie impressioni a caldo, quindi se anche tu hai guardato il documentario fammi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensi e se ti sembra plausibile che Peter Todd sia effettivamente Nakamoto, se invece pensi che sia Adam Beck o in generale che cosa ne pensi. Se il video ti è piaciuto ti chiedo invece di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. Non dimenticare di cliccare invece sul pulsantone rosso iscriviti per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, quindi Bitcoin come oggi, ma anche Windows, Linux e tutto quello che orbita attorno al mondo tech. Al prossimo video, ciao!